La grande paura è che ci possa essere appunto una nuova ondata di contagio se non siamo bravi abbastanza. Ma potrebbe essere pesante come la prima, oppure c'è qualcuno, qualche suo collega, che ritiene che il virus in realtà si stia indebolendo, col tempo perda un po' della sua, forza, virulenza appunto. Lei come la vede? Ma innanzitutto tutti noi dobbiamo essere molto umili davanti ai dati, anche persone che hanno preso un premio Nobel, poi hanno detto molte cose scorrette in passato e Adesso continuano a glielo dirle. domanderò. E continuano a dirlo, dobbiamo essere molto, molto umili davanti ai dati. Per fortuna questo è un virus sì che muta, ma non muta tanto, non muta come HIV, se no saremmo disperati, avremmo problemi enormi a fare un vaccino. Non siamo riusciti a fare un vaccino contro HIV. Invece pensiamo, contiamo, siamo ottimisti che si arrivi, a un vaccino. Dobbiamo seguire come cambia, il virus, dobbiamo sapere che schemi utilizza la squadra contro cui giochiamo, e questo è fondamentale per sviluppare il vaccino e per, seguire. La Fondazione Carico, ad esempio, in Lombardia, ha sostenuto finanziariamente la sequenza dei virus che circolano in Lombardia per sapere quali sono i nemici che abbiamo davanti. Ma in questo momento non abbiamo nessuna evidenza che il virus diventi buono spontaneamente. Se contiamo su quello, io penso che Siamo rischiamo freschi. di avere grossi, grossi problemi. Ha nominato un premio Nobel, non ha detto il nome, che è Luc Montagnier, è premio Nobel per la ricerca appunto sull'HIV, è un anziano signore oggi di 89 anni, ha fatto scalpore perché in una trasmissione in Francia ha espresso una teoria sua, cioè che il coronavirus, il Covid-19, sia stato costruito, diciamo, in laboratorio per preparare un vaccino contro l'HIV inserendo nell'RNA, nella struttura di questo coronavirus e dei frammenti del virus HIV e quindi da questi inserti, diciamo, di RNA dell'HIV avrebbe dedotto che quindi è un prodotto di laboratorio. Glielo chiedo, questa domanda gliela faccio perché non è una semplice fake e basta come si potrebbe dire subito, ma è fatta da un premio Nobel e a me mi hanno telefonato persone competenti, informate, dicendo: ma hai sentito cosa ha detto Montagnier? Ecco, voglio sentire il suo parere. Luc Montagnier ha preso il premio Nobel con la sua giovane collaboratrice che è Françoise Barré-Sinoussi, che noi abbiamo avuto come visiting professor nella nostra università. Luc Montagnier non è nuovo a dichiarazioni provocatorie che non riflettono i dati, come l'effetto delle onde elettromagnetiche, la funzione della omeopatia, la cura con estratti di papaya che è stata anche somministrata a un pontefice. Noi, e io dico io stesso per primo, dobbiamo avere grande umiltà davanti ai dati, umiltà nel rispetto dei pazienti. I dati delle sequenze del virus, analizzati dai migliori virologi al mondo, non dicono quello che è stato detto da Luc Montagnier, così come l'estratto di papaya non ha curato il pontefice.